Buongiorno, scusatemi, faccio questo mezzo video perché si sono accumulate alcune domande che sono abbastanza serie e che richiedono una risposta. Allora, prima di tutto la signora che mi ha scritto che è dal 6 marzo che aspetta, io ho sentito sia l'INPS che gli assistenti sociali, ha detto che non è normale che ci sia questo ritardo, un ritardo di un mese. Cioè, la tempistica è un mese, diamo un mese e mezzo, ma no, siamo in ritardo spaventoso. So che la signora gli è andata sia al CAF che alla... Ma qui si tratta di probabilmente i messaggi che si erano persi, non lo so, onestamente. L'ideale sarebbe tentare di fare una procedura di recupero. Provi anche a sentire Poste Italiane, perché magari le sanno dare delle indicazioni. Perché qui è ovvio che un messaggio è andato, si è perso, senza quello non si riesce a recuperare niente. Se la pratica è già andata a buon fine ed è tutto a posto, non è che ci perde dei soldi, però avere gli arretrati è un po' inutile se non ho la carta per usarli. E quindi si diano una mossa, l'INPS o Poste Italiane si diano una mossa, perché... Qui non è più una questione di chi è la colpa. C'è un problema, lo risolvano, invece di palleggiarselo uno con l'altro, che sembra di essere qua a giocare a tennis. Non risolvono niente così. Un'altra cosa per il signore, io comunque ho rifatto un attimo anche il calcolo. Diciamo che, signore che mi ha scritto poco fa, diciamo che si oscilla effettivamente fra i 250 e i 350. Le dico queste cifre perché sono molto indicative, ecco, perché non mi basta solo la valutazione dell'ISE, l'ammontare della cifra non dipende solo dall'ISE, ma anche da altri piccoli fattori. Quindi la cosa migliore, ribadisco, fate la simulazione, è gratuita, ve la fa, e fatela fare all'INPS. Qualcuno mi ha scritto che ha approvato e il sito andava in crash. Quindi all'INPS invece sembra che reggano di più rispetto all'accesso esterno. L'altra cosa per la cara signora di Bari, lei sa che parlo di lei, ho già mandato una mail di richiesta agli archivi locali che comunque hanno copia di tutti i regolamenti regionali. Non c'è bisogno di chiamare direttamente la provincia di Bari o la regione Puglia, basta semplicemente accedere agli archivi regionali. Io ho mandato una mail di richiesta per i protocolli che riguardano eventuali benefici, supporti, sostegni che vengono erogati dalla provincia di Bari e dal comune di Bari. Se abita in una frazione, fa testo il comune di Bari. Se abita in un comune della provincia di Bari, potrebbe far testo il comune. Io ho chiesto una documentazione più possibile completa, cioè che includa tutto, anche quello che non ho chiesto io. Poi me la studio e gli dico cosa può fare. Ribadisco, però molte cose passano agli assistenti sociali, quindi cercate di andarci d'accordo. Lo so che la nostra amica di Goro, che se non sbaglio, ma c'era mica una cantante, che era Milva, che era la pantera di Goro. Scusate, ma non mi viene in mente, mi è venuto in mente il nome della città, però. È vero, ci saranno sempre delle persone che fanno male il loro lavoro, ma tanti lo fanno bene. Dipende molto da se uno è arrivato lì per scelta o se è arrivato lì perché l'hanno parcheggiato. Se uno è arrivato lì perché l'hanno parcheggiato, è come gli insegnanti. Se uno vuol fare l'insegnante lo fa bene, se uno va lì perché non ha trovato un altro lavoro lo farà di merda, senza se e senza ma. Tra l'altro, poi so che mi picchierà a sangue lunedì, no, voi non sapete, ma uno degli iscritti di questo canale, non vi dico chi è, non andate a cercarlo, non vi dico perché sennò poi si incazza, ha ragione, è la nostra Lady Testa Rossa che stamattina mi ha spiegato alcune cose in merito a quello che mi ha chiesto la signora. Quindi ringraziate lei più di... Io sto facendo il portavoce, non la signora che si mangia le o. È lei che ha fatto grosso in questo periodo, ve lo posso assicurare. Senza il suo supporto non avremmo cavato certe cose, avrei fatto fatica a recuperarle.
Quindi diamo merito anche a chi se lo merita, anche se non lo vuole, perché c'è una testa dura come un chiodo, come tutti quelli che vengono da quella città che quando affonderà nelle acque del Po, tutti i piacentini saranno contenti. No, è di Cremona, una città famosa per le 3T. Chi non conosce le 3T di Cremona sono Turon, Turaste e Tas. Torrone, perché? Il torrone più buono d'Italia lo fanno a Cremona e non voglio discussioni, bisogna averlo assaggiato. Turassi, il torrazzo di Cremona, Tetas, le bocce, cosa che condivido esempio con Bologna. Ecco. Altra cosa è andate a vedere il Museo dei Violini, gli Stradivari e tutto per capire come si fanno i violini. Però faccio sta sviolinata perché questa persona, diciamo, che è una persona che vale. Ne incontri poche e quando le incontri te le ricordi, come diceva Henry Fonda, nel mio nome nessuno, capita raramente di incontrare un uomo, ma quando lo incontri te lo ricordi. Dunque, volevo dire che la prossima settimana i video potrebbero essere veramente pochi, potrei anche ritardare molto le risposte perché ci sono quattro traslochi da fare, quindi quei pomeriggi non ci sono. C'è il trasloco di Giacomo. Quindi, visto che spesso per fare le cose ci appoggiavamo alla sua rete in fibra che pagavamo noi, però l'abbiamo installata a casa sua così può lavorare. E durante il trasloco, ovviamente, la rete in fibra rimane sospesa, quindi non so cosa riuscirò a caricare. E poi c'è il suo intervento, e quindi potrebbero esserci dei problemi così. Voi, eventualmente, se avete delle urgenze, scrivetemi su Instagram. Non è complicata l'iscrizione, ve l'ho già detto, mi trovate facilmente. Altrimenti scrivete qua, ma tenete conto che risponderò comunque in ritardo, soprattutto a causa, anche stamattina, notifica della signora di Bari che la notifica era assente, cioè lei ha scritto 14 ore fa e la notifica non è mai comparsa. C'era bloccata una notifica di 20 ore prima, a cui avevo già risposto, ma se schiacciavo lì non comparivano quelle più recenti. Io adesso non so esattamente, proverò a utilizzare direttamente il settaggio da PC perché non se ne esce da qui. Io ho spedito le lettere stamattina, tutte e tre, come raccomandata. Speriamo. Io ci provo. Non so, umanamente non so neanche io più cosa dire perché vedo proprio fisicamente che. Come se risolto il problema delle carte, tutto fosse a posto. La parte più importante del decreto non erano le carte, ma erano i navigator, il lavoro e tutto quanto, e di questi non si parla. Non parlando di questi, non parlano neanche dei problemi delle carte, tutto quanto, ma anche qui in rete, non nascondiamoci, anche qui in rete non si trovano grandi informazioni. Cioè, i siti che utilizzo anche come supporto, quelli che consulto, continuano a riproporre bene o male le stesse cose. E come se, vabbè, hanno fatto quella cosa lì che poi funzioni bene, funzioni male, chi se ne frega. E no, ragazzi miei, deve funzionare, perché se no è una cosa fatta col culo. In merito agli affitti, allora, se c'è un affitto pagato da voi o risulta intestato a voi, il bonus vi è dovuto. Non vi è dovuto se l'affitto per una casa popolare viene pagato dal comune. In pratica voi avete un affitto zero, in quel caso lì no, ma se avete anche una minima spesa non si può negare il contributo. Purtroppo sono dovuto andare a rileggermi la circolare perché quando ho chiesto all'INPS mi hanno detto vada a rileggersi la circolare. Parole testuali. Nel caso di persone che subentrano in una casa in affitto, ma hanno già il reddito di cittadinanza, dovete andare al CAF, importante, dovete andare al CAF e rifare l'ISE, facendolo diventare ISE esteso, perché la vostra situazione patrimoniale è cambiata. Non succede niente alla carta o altro, dovete informarli che la situazione patrimoniale è cambiata e in presenza di una variazione della situazione patrimoniale
che riguarda sia un eventuale affitto, ma anche un lavoro. Avete trovato un lavoro, quindi il vostro ISEE cambia. Dovete fare l'ISEE esteso, non lo potete fare voi da soli, è un pastrocchio e poi perdete del tempo. E comunque non si può inoltrare attraverso Poste Italiane, perché Poste Italiane riceveva le domande si basavano sull'ISEE che aveva già l'INPS. Qui dovete fare un ISEE nuovo, non è un ISEE nuovo, un'integrazione all'ISEE. L'ISEE nuovo lo farete a gennaio. Questa è un'integrazione all'ISEE corrente che va aggiornato in funzione della nuova situazione patrimoniale, sia che abbiate un lavoro, sia che abbiate una casa in affitto, perché queste sono variazioni che agiscono sulla cifra che viene erogata. Non è una procedura difficile, portate i documenti e ve lo fa direttamente il CAF, non ci sono cose complicatissime da fare. Fate il CAF, il patronato ACLI, le tante stesse, va bene tutte e due. Se fatelo magari dove avete già fatto la domanda, se l'avete fatta lì. Chi l'ha fatto in posta si scelga un CAF o un patronato, tanto. Cambia poco. Però fatelo, soprattutto per chi ci smena, perché se siete entrati in una casa in affitto e prima non prendevate il bonus affitto, insomma ci perdete dei soldi. Niente, abbiamo comunque fatto un ulteriore controllo e neanche gli assistenti sociali sapevano la questione dell'acqua. Stamattina quando ne ho parlato mi fa: ma che cazzo dici? Letteralmente, fa: guarda che io ho sentito l'INPS e ma ha dato praticamente tutto in mano la buona volontà della gente, cioè di Poste Italiane. Questa è una cosa che ho messo nella lettera perché è una di quelle delle assurdità più grandi che abbia mai sentito, come se l'acqua non fosse un bene primario. Forse è l'unico, è il bene più primario in assoluto, perché uno cos'è? Può stare senza luce, può stare senza gas. Si vive di merda, ma ci può stare, ma senza acqua campi 5 giorni. Non è. Quello cosa fai? Fai la doccia, ti lavi utilizzando le bottiglie dell'acqua andate a comprare al supermercato. Che fai come la pubblicità di quel bimbo minchia lì che tira su la cassa di Rocchetta e te la porta? Stiamo scherzando. Boh, io penso di aver detto tutto quello che mi è arrivato in questi giorni. Raga, io più che dirvi a chi sta ancora aspettando di tenere duro non posso fare. Umanamente cerco di fare quello che posso, ma io non sono un dirigente o altro. Io posso solo provare. A volte mi sembra di rimbalzare contro un muro di gomma, ve lo dico onestamente, perché. Ma non per colpa degli impiegati lì, perché anche loro sono frustrati. Il muro di gomma è più in alto. Non è l'impiegato dell'INPS che non sa. È chi doveva fare le regole che non le ha fatte. Le sta facendo un po' alla volta. E adesso che non c'è la pressione delle elezioni, sembra quasi sbattersi nelle palle. Quindi. Non so, cercate di tenere duro, io più che starvi vicino e cercare di aiutarvi in questo modo, non so cosa fare umanamente. Cerco di trovare informazioni anche nel buco del lavandino, ma so che è difficile. So che è difficile soprattutto per chi si trova in certe situazioni e magari. Cioè, dire faccia la domanda, tra un mese e mezzo va la carta, sì, ma se non ho da mangiare adesso. Io come ci arrivo tra un mese e mezzo? Cioè, provate le associazioni religiose, almeno per il mangiare, a volte pagano anche le bollette. Andate a scassare le balle ai servizi sociali perché quelli. E onestamente bisogna ricordare sempre per la signora che questo tipo di contributi sono decisi in regione, non li decide solo il sindaco. E ricordate un'altra cosa in merito ai padroni di casa. Quelli che vi dicono no, non facciamo il contratto ma non facciamo il bonifico, mandateli a fanculo. Perché è tutta una cosa per non dover pagare delle tasse. Tasse che sono dovute allo Stato. E chi vi fa il contratto nero è un evasore. Quindi può baccagliare finché vuole. Ma se vengono carabinieri o guardia di finanza, non siete voi nei casini, è lui. Perché voi la volontà di pagare ce l'avete. È lui che non vuole che questi soldi vengano dichiarati, è lui l'evasore fiscale, quindi che non urli tanto, perché se si va davanti alla legge, è lui che finisce dentro, non voi. Che forse è il caso che lo capiscano.
che gli inquilini non sono mucche da mungere. Al di là di tante situazioni, io parlo di padroni di casa che si comportano male, cioè che fanno apposta, che fanno i furbi, non di padroni di casa onesti, che ci saranno anche. Però io parlo di quelli che fanno i furbi. Mettetegliela giù dura, perché legalmente è lui in torto, non voi. Vi saluto per oggi, dopo carico il video dei film. Ci sentiremo verso giovedì o venerdì, non so, voglio caricare quel video di cui vi ho parlato. Poi la prossima settimana penso di riuscire comunque almeno a caricare un video di risposte sulle domande che mi manderete eventualmente, se no mandatele su Instagram. Oppure, cioè, quello lì dovrei caricarlo poi sicuramente, dovrei caricare anche il regalo, il video sul regalo di Giacomo. E vi faccio sapere come è andato l'intervento. Così anche lui avrà due occhi di colore diverso, magari fa più figo. Buona giornata a tutti.